Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e benvenuti a questa 28esima puntata di Minecraft con Modpack Vault. Bene, nella scorsa puntata abbiamo visto come funziona il biogenerator, è un generatore molto utile, e in questa puntata invece vedremo una cosa che veramente l'abbiamo portata a lunga ed è la base per il lancio dei missili, almeno per i missili T1. Poi vi spiegherò adesso mano a mano cosa sono i missili T1 e come funziona tutto quanto. E cosa che ci serve di base? Allora, innanzitutto io la base per il lancio la volevo fare qua sul tetto. E necessita di energia elettrica la base. Sì, la base necessita di energia elettrica. Bene, ok, ragazzi, sono stanchissimo. Quindi sto un po' sfarinando col cervello. Allora, necessita di energia elettrica. Quindi avevo pensato di far passare un cavo elettrico da qua fuori. Quindi usciamo sperando che non ci ammazzino. Allora, lo facciamo salire di qua dalla finestra e poi vedremo un po' dove farlo. Allora, penso che lo faremo da quest'altro lato. Quindi sì, no, boh, non lo so. Se invece lo facessimo di qua. No, ok, buchiamo qua. Voilà, siamo entrati in casa. Allora, per il momento inizialmente volevo fare subito la struttura e poi passiamo subito al crafting, eh? Tutto subito, 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 subitino. Ora prendiamo i cavi e poi quelli che ci servono li isoleremo. Allora, dove l'ho messi? Certo che sono proprio furbo a mettere lì i cavi, eh? Allora, facciamo passare subito i cavi. Voilà. Tac, tac, tac e tac. Voilà, perché lì ci ho messo quello con la guaina, non ho idea. Ah sì, perché se no prendevo la corrente. Vabbè, dicevo nel buco, comunque. Quindi saliamo. Ui! Saliamo, ne isoliamo 3 o 4. Ma intanto la casa che mi piglia fuoco, non so se sentite di sottofondo. 4. Sì, va bene, se voglio far passare la corrente nei semi, direi che sono proprio sulla strada giusta. Allora. Oh, ma sono ubriaco forte, eh? Per non uscire dalla porta. Allora, qua molta attenzione che già c'è la corrente. Se metto qua un cavo, dite che ce la prende la corrente? No, perfetto. Quindi zona isolata. Sì, che tanto non serviva a niente, perché comunque fa niente. Ok, quindi ok, possiamo passare già al crafting, tanto lì la corrente già ce l'abbiamo. Allora, la base di lancio è composta da 3, 4, 5 componenti solo per creare la base di lancio, escluso il missile. Adesso vedremo una parte di questi. Allora, e poi sicuramente il resto del lancio del missile lo faremo in un altro spezzone di puntata. Cosa ci occorre? Allora, innanzitutto la base. Allora, spostiamo qua i cavi. Ci serve innanzitutto la base, quindi si chiama launch, se non sbaglio. No. Porca vacca, si chiamava. No, missile. Platform, no, eccolo qua, sì. Launcher, sì, launcher, perché non me l'ha dato prima? Launcher, eccolo qua, eccolo qua. E ecco, quello che volevo spiegare prima è che esistono tre tipi di. Sì, adesso scusate che ho interrotto il discorso che stavo facendo prima di quello. Comunque, è necessario il launcher platform. Quello che volevo dire prima è che di missili nel mondo ne esistono di tre tipi. Esistono i T1, Launcher Platform T1, i T2 e i T3. Tutti cambiano di grandezza, ovviamente il T1 è il più piccolo, il T2 è il medio e il T3 è il più grande, e cambiano anche tipologie di missili. Di solito si hanno sempre comunque più o meno i soliti effetti, però man mano che si cresce, T1, T2, T3 e T3 cambiano in alcuni gli effetti, quindi diventano un po' più grandi e altri addirittura con altri diciamo proprio effetti. Sto ripetendo troppe volte effetti. Con delle aggiunte, ecco. E necessitiamo del launcher platform, del
Launcher Support Frame. Ah, Support Frame. Quindi in questa puntata faremo semplicemente Launcher Platform e Launcher Support Frame. Sì, Suppost. Ok, possiamo fare anche Suppost Frame. Attenzione che anche per i supporti abbiamo T1, T2 e T3. Quindi adesso ne faremo i Support Frame T1 e il Launcher Platform T1. Quindi allestiremo la base. Ok, mi sono dilungato già abbastanza. Allora, passiamo subito al crafting. Crafting abbastanza semplice, sì. Ci vuole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di bronzo. Quindi già l'avevo messo qua. Ok, 7 di bronzo che per chi non sa come si faccia è veramente semplicissimo. 2 di tin, quindi facciamo 7 e 7. 2 di copper, 7 e 7 e 1 di tin. E quindi si ha il bronze dust. Che lo si mette a cucinare e ci darà i lingotti di bronzo, sperando che la fornace ce la faccia. Nel frattempo noi crafteremo anche l'electronic circuit, se non sbaglio, no, control circuit. Questo è il basic, quindi ci serve. Oi. Basic nel control ci serve. E che si fanno con 4 lingotti di platino e un enriched alloy. Allora, craftiamo subito un enriched alloy. Semplicissimo, uno di ferro al centro e quattro di redstone, una ricetta alloy, eccolo qua. E poi craftiamo un platinum ingot. Sì, cos'è che ho detto? Craftiamo un platinum ingot, sì, eh. Ci servono quattro platinum ingot, adesso non so che ho la testa fra le nuvole. Voilà, e così abbiamo il control circuito. Adesso speriamo che abbia fatto i 7. Perfetto, grandissima electric furnace, grandissimo, grandissimo. Allora, bene, dopo questo mio spruzzo di euforia, allora, facciamo 7, 4, 5, 6, 7, e il conto su qui. Ecco qui il Launcher Platform T1, quindi questo qua ce l'abbiamo già. Poi, per craftare il Launcher Support T1, oh, me lo sono ricordato a memoria, l'ho detto anche bene, almeno spero, è molto semplice anche questo di crafting, sempre 7 lingotti di ferro. Di bronzo. Attenzione ragazzi, di questi se ne possono mettere anche uno solo, però il massimo è 3 se non erro, e più ne mettiamo e più aumenta la precisione del missile, perché se ne mettiamo uno solo spara, mirate a sinistra e spara a destra. Questo già ve lo dico per esperienza personale. Quindi io ho già preparato 7, 14, 21 di bronzo già cucinati, così almeno vi ho evitato tutta la storia. E ne crafto i tre che necessitano. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Eccolo qua, 1, 2, 3. Perfetto. Allora, andiamo subito a piazzarlo sul tetto. Lo piazziamo proprio qua. No, qua no, lo piazziamo qua perché poi dopo ci serve il blocco. Voilà, questo è il launcher platform, sì. Ok. Adesso montiamo i supporti. Allora, uno lo montiamo qua. So che magari la posizione non è molto carina. Magari lo sposto, lo posso anche spostare. E un altro qua. Voilà. E questa è la base. Facciamo arrivare la corrente dove necessita. In questo caso qui. Aspetta, facciamo, già che ci siamo, facciamo i due cavi isolati. Bene, ho buttato giù di sotto. Voilà. Così almeno facciamo tutto bello isolato, evitiamo scosse di corrente. Vabbè, sì, che tanto lì potevo farlo. Bene, e l'energia elettrica deve arrivare fino a qui. Allora, poi, per quanto riguarda la continuazione, lo faremo nel prossimo video, così qui vi faccio vedere la fine e la conclusione, quello che manca, diciamo, che è una stupidaggine che non vi dico lo stesso ugualmente. Quello che manca nel Launcher Platform. E poi vi faccio vedere anche se posso costruire almeno il missile base, sicuramente lo costruirò. Poi vedremo se posso farvi vedere qualche altro missile carino.
e penso già di avere qualche idea a riguardo. Sì, allora, energia ne necessita almeno 800 se non sbaglio, quindi comunque tenetevi le batterie belle cariche. E ah sì, una cosa che manca è che questa è l'unica cosa che vi posso dire, è una leva o un pulsante è meglio, però di solito si usano le leve. Niente ragazzi, allora, per quanto riguarda la guida è conclusa, continuiamo con il dopomessa anziché con la premessa. Vi avevo detto che iniziavo a fare anche un'altra serie con la Wattipack, perché questa come mi ha un po' deluso, però devo dire che ritornandoci a giocare mi sta appassionando di nuovo come prima, veramente tanto, e quindi continuerò senz'altro a continuare i video di fare tutto il più possibile per insegnarvi come funziona la Volts e per condividere i miei saperi. E la seconda serie con la Wattipack la farò, però adesso penso di pensare, scusate il gioco di parole, più a questa mo a questo modpack, cioè alla Volts, perché mi piace veramente tantissimo. Allora ragazzi, grazie per la visualizzazione. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se non vi è piaciuto come al solito non mettete non mi piace, e se volete iscrivervi al canale iscrivetevi tranquillamente, tanto link ormai lo sapete, www.youtube.com/TheMrTyke, sì, mi stavo impallando col mio sito web. E, ragazzi, grazie ancora e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!